Ciao a tutti ragazzi da Caro109, bentornati sul mio canale per questionissimi video ragazzi. Siamo qui su Pokémon Camping ragazzi, sulla quinta e ultima puntata. Allora intanto vediamo un po', questa è la nostra casetta ragazzi, l'avevamo lasciata qui se non ricordo male, adesso non mi ricordo più. Però sì, non avevo fatto vedere una cosa, l'ultima cosa che comunque si può interagire che è questo, è l'album tipo delle foto, ovviamente io non ne ho, comunque preferisco capire, ok. In questa parte cosa facciamo? Voi direte, non hai più niente da fare, ti abbiamo scoperto, adesso tu fai di tutto per passare il tempo. No, perché durante il, diciamo, fuori dalla parte ho sbloccato due cose nuove. Vedete, quali sono? Nuovi dungeon? No, sono due modalità nuove praticamente. Allora sono questa qui che è sempre la solita, però, sapete che c'erano i posti da decidere, ok. Ora ragazzi possiamo andare nella grotta, ok, non vi farò un'altra parte su come andare qui, perché comunque basta farvi vedere che ci sono più ambienti, insomma, di questo e anche del parco, ovvero dell'altro gioco. Quindi, ecco, di questi due, poi basta. Quindi in questa parte vedremo proprio questi due. Ok. Ovviamente nuovi Pokémon e vuol dire nuove medagliette, ragazzi. Vai, vai, vai. Ce la possiamo fare. Un Magcarco, un Golem. Metagross, mamma mia che bei Pokémon questa grotta. La Ultra però ragazzi ho scoperto cosa fa, in pratica invece di fare uno ne fa due. Pensavo di più, cioè, pensavo che catturasse direttamente, però va bene così. Sta andando bene comunque, tanto un Metangle anche di là. Catturiamo quel coso, ok, con l'Hunter. Ok, grandissimo, bellissimo, 37 secondi ragazzi, ho fatto benissimo senza usare Ultra Ball. Wow, tutte nuove se non sbaglio, wow. Grazie, grazie mille, troppo gentile. Ripetemelo due volte. Comunque, ecco, io non faccio vedere anche l'altra. A parte che non so se adesso me l'ha addirittura già sbloccata. Comunque, non vi preoccupare, non ve la farò vedere. Era solo per vedere appunto che c'è una nuova cosa. Sì, invece sì. Allora lo facciamo, ragazzi. Dai, ma sì. Ma sì, ragazzi. Oggi sono buono. Io proprio voglio completarvi il gioco, ragazzi, per farvi godere al meglio tutte queste esperienze. Allora, via. Golduck. Ehi là là, che schifezza. Ultra Ball, via. Dai che Froakie è già nostro, vedete? Un Crawdunt, un Lapras. Belli tutti e due. Volevo colpire Squirtle comunque. È uguale. Dai che Golduck, no. Questo è facile, ok. Ultra Ball, no. Volevo usarlo su Squirtle perché Golduck è già uno, quindi... No, sto per dire fatta. Non è fatta. Mannaggia. Vai, di là. Di là. L'ho preso ragazzi senza che fosse comparso sullo schermo. Ok, sono troppo pro. Va bene, eccoci qui. Tutte nuove medagliette. Tane Lapras, se non sbaglio. Grande ragazzi, siamo troppo forti, siamo troppo forti. Forse a questo punto loro ci potrebbe aver sbloccato qualcosa lì. No, assolutamente, perché sono troppo cattivi. Ok. Eccoci qui ragazzi, quello che volevo fare anche oggi, ovvero sia nel parco che è questo qui, sia in quello lì da controllare i Pokémon, si può andare appunto in tre ambienti diversi, negli altri invece no ragazzi, è tutto unico, per quello faccio solo questo. Così vedete che bravo che sono ragazzi, faccio proprio in 5 parti, vi ho completato il gioco. Se riusciamo a avere anche qui l'ambiente acqua, proprio ve l'avrò completato al meglio. Vediamo un po', ok, Golem, tipo roccia terra, anche se mi sembra più roccia che terra, ok. Il mio amico qui. Abbiamo finito anche la guida ragazzi, qua con Y, mamma mia, anche lì che emozioni. Metang. Dalla sagoma l'ho riconosciuto, nemmeno dire Metagross, proprio Metang. Un Gengar. Potrebbe essere anche un Clefable. In effetti, se sapete la storia. Un Probobass. Mamma mia, li riconosco tutti. Manca l'ultimo. Siamo a 27 secondi. Dammi sto robo, ok. No, il fluto non ci interessa. Facciamo un po' così, un cerchio. Si è nascosto bene. No, non si è nascosto per niente, perché è un Beldum. Beldum è nuovo in teoria, perché adesso abbiamo sia Beldum, Metang e Metagross. Siamo messi bene ragazzi, siamo messi molto bene. 39 secondi. Delphox è nuovo, Gengar è nuovo. È lo stesso che Pokémon Art Academy come stile. Proprio basta e Beldum nuovi, bellissimo. Grazie mille, troppo gentile. Sai com'è? Ok, sì, grandissimo. È quello di... No, ragazzi, Metagross. Ok, l'ho detto. In teoria sì, perché ho Bemo Beldum, Metang, Metagross. Quindi... Ah, il mondo sotto. Sì, ragazzi, sbloccato anche qui. Ragazzi, vi ho
finito il gioco praticamente. Poi l'unica cosa che mancherebbe, ma non è che manca, ovvero saper completare il Pokédex. Vabbè, grazie al piffero mi direte. Quindi basta giocare tanto e vedete che ci riuscirete. Insomma, non è che devo farvi un gameplay per quello. Bellissimo, ragazzi. Anche l'abito tipo acqua. Dai, che forse riusciamo a sbloccare anche Metal Blastoise, ragazzi. Mega Blastoise. Dai, che questa parte, ragazzi, durerà anche un po' di più. Giustamente, come giusto che sia il finale, no? Il finale deve durare un po' di più. Facciamo durare il doppio? Ma sì, ragazzi, se ci riusciamo facciamo durare anche quasi 10 minuti, sulla 9, 9 e mezzo. Ovviamente dopo dipenderà tutto da come andrà. Come riuscirò a fare? Crodant. Abbiamo già, però è sempre buono. Immaginate, ragazzi, un Mega Crodant. Sarebbe fighissimo, adesso che hanno fatto, stanno facendo Horas, cioè dovrebbero pensarci. Ragazzi, domani in gameplay di Horas, mamma mia, non sto più nella pelle, raga. Goldark. Grande. 40 secondi, molto molto bravo, sono davvero bravo, ragazzi. Guardateli. Shower Turtle, posso fare addirittura una mega evoluzione. Le mie capacità sono sopra la media. Va bene. Grandissimo. Dai, raga. Dai. Dopo, ragazzi, un'altra cosetta da fare, vero? Andremo nel nostro triglote Pokédex. Guardatelo, che figo. Sei troppo bello, Mega Metragross. Quindi, ragazzi, andremo nel nostro album barra Pokédex e vedremo che Pokémon abbiamo. Basta? Non mi ha dato Mega Blastoise, tipo... Adesso vediamo, appunto, sono curioso, andiamo alla casetta e vediamo cosa ci dicono. Allora, abbiamo... Sì. Ci manca Wartortle, ragazzi. Per adesso vedete ci manca ancora abbastanza. Ci manca anche Gastly, mi serve Gastly per avere Mega Gengar. Comunque, ragazzi, questo è il mio Pokédex, direi che non ce la stiamo mica chiamando male, casomai, ma proprio casomai, se vi farò una specie di speciale, comunque ci penserò se riesco a finire il Pokédex. Comunque non credo, ragazzi, questo gioco ormai direi che ha fatto il suo corso, direi che va bene così. Mi dispiace un po' per non aver Wartortle, mi sarebbe piaciuto avere Mega Blastoise. Va bene, spero di non aver dimenticato nessuno che ha ambienti diversi, ma in teoria no, perché qui Buizel no, ho visto prima di no. No, nessuno, tutto così, ok. Quindi qui il tipo fuoco, ci vuole solo un po' di pazienza, ragazzi, li prenderemo. Guardate che bella anche la grafica. Tanti dicono che è un gioco un po' fatto male, che magari sì. Io ho detto, ragazzi, è un'applicazione. Quindi bisogna essere clementi e saper apprezzare ciò che la Nintendo ci dona. A me piace anche come grafica, ragazzi, è molto cartoon ed è giusto che sia così. Va bene, ragazzi, per questo video è tutto. Mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi, commentate. E ragazzi, prima di concludere vi ringrazio infinitamente tutti voi per aver seguito queste 5 parti brevi ma intense, ragazzi. E ringrazio anche il gioco, come sapete ogni fine di serie ringrazio il gioco, quindi questa è la quarta serie, ragazzi, che finisco in una settimana di tempo, quindi sono davvero molto emozionato, ma al contempo anche contento, ragazzi, perché vuol dire aver finito, insomma, aver mantenuto un'organizzazione buona è una grande responsabilità. Va bene, ragazzi, quindi un bel mi piace, iscrivetevi, commentate, seguitemi anche su Facebook e ci vediamo, ragazzi. Ciao ciao!